Buongiorno a tutti, Carlo Vallotto, metalliPreziosi.it. Bene, andiamo a vedere un pochino che cosa è successo nei mercati. La settimana scorsa abbiamo visto come l'attenzione sia stata catalizzata naturalmente dall'andamento della conferenza sul fine settimana di Jackson Hole, quindi dove erano riuniti i principali banchieri mondiali, delle banche centrali mondiali, per decidere un po' la politica monetaria comune e quali possono essere appunto gli sviluppi futuri. Quello che abbiamo visto, naturalmente, abbiamo visto i due principali di carattere principalmente l'interesse che hanno catalizzato è stato lo speak della Janet Yellen e alla sera di Mario Draghi. Janet Yellen non ha sostanzialmente dato nessuna informazione di carattere di politica monetaria, quindi è rimasta in un livello sostanzialmente piuttosto politico. Indicando delle motivazioni, però coloro che si aspettavano delle indicazioni appunto di carattere di politica monetaria non sono stati soddisfatti. La stessa cosa, Mario Draghi alla sera, ore 20, ora italiana, naturalmente non ha dato indicazioni di quali saranno le possibili nuove prospettive di rialzamento dei tassi di interesse o tapering o quantitative easing, però è rimasto soprattutto sostanzialmente ha dato delle indicazioni di carattere anch'esso politico, quindi si è adeguato a quello che è stata l'addizione il commento della Yellen. Come si sono comportati i mercati? I mercati si sono comportati molto bene, vediamo come l'euro abbia avuto un rialzo molto elevato, quindi sia andato sopra 1,19, addirittura si è andato a chiudere a 1,19,22. Come si è comportato? Vediamo qui, ho tracciato in anticipo, naturalmente, in time frame settimanale, lo vediamo qui, un canale rialzista. Quindi vediamo che in questo momento il canale, appunto, ha tentato di respingere, sta tentando di respingere le quotazioni dell'euro che sono nella parte alta. Quindi ecco, chiaramente in questo caso tendenzialmente quello che si potrebbe fare è vedere come si comporta l'euro nella settimana entrante e quindi eventualmente prendere delle posizioni short. Tendenzialmente potremmo andare a rivedere l'area di 1,18800, 1,18700, ecco quest'area qui naturalmente per rimanere abbastanza conservativi. Quindi è possibile che in settimana che ci sia una flessione delle quotazioni. Vediamo anche come l'indicatore di forza relativa sia sui massimi, quindi tendenzialmente potremmo vedere ancora una fase di storno. Oppure, naturalmente, e questo sarebbe comunque diciamo, un'operazione anch'essa abbastanza rischiosa, potremmo vedere al di sopra dei massimi nuovamente una crescita al di fuori del canale rialzista, quindi andare a solleticare l'area di 1,20 dell'euro contro dollaro. Queste ecco, potrebbero essere le movimentazioni. Questo è quello che è successo appunto nella settimana scorsa, che comunque rimane all'interno di un canale di più ampio respiro, dove appunto abbiamo visto come le quotazioni siano salite appunto dallo scorso novembre 2016, appunto siano salite ormai vicino a 1,20. Andiamo a vedere invece l'oro come appunto invece al contrario non abbia fatto nuovi massimi, ma ci sia stata volatilità, c'è stata volatilità, un movimento abbastanza volatile appunto nella giornata di venerdì, dopo che l'intera settimana appunto è rimasto all'interno di un range abbastanza ristretto tra 1290 e 1280, questo è stato il range, e mentre nel fine settimana vediamo come sia comunque rimasto sempre, abbia chiuso all'interno di questo range, quindi un nulla di fatto, nonostante ci siano state appunto picchi di volatilità, vedete come i prezzi siano scesi al di sotto della trend line che abbiamo tracciato in precedenza, quindi al di sotto di questa trend line ci sono stati dei picchi di volatilità inferiori e dopo le quotazioni siano ritornate al di sopra e all'interno di questo range. Quindi anche qui cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare tendenzialmente una ripresa delle quotazioni o comunque rimaniamo diciamo positivi fin tanto che le quotazioni rimangono al di sopra di questa trend line. Ingrandiamo un po' il grafico in modo da vedere quali sono
come è tracciata questa trend line, è tracciata dai minimi del dicembre del 2016, poi man mano un altro minimo del giugno, sempre del 2017, e poi vediamo come in questo caso tendenzialmente appunto le quotazioni rimangano ancora all'interno di questa, al di sopra di questa trend line. Quindi rimaniamo positivi sull'oro, vediamo se avrà la forza di spingersi per questa volta decisamente al di sopra di 1300 dollari, 1300 dollari in un'area molto molto importante, molto lavorata dagli operatori e sostanzialmente un'area molto importante dove transita anche una trend line di lunghissimo periodo dai massimi assoluti dell'oro nel novembre. Nell'ottobre-novembre del 2016, del 2011. Quindi ecco, vediamo un pochino come ci sarà, come si muoveranno in questi mercati, in questa fase di economico-finanziaria, dove c'è un po' di incertezza. Abbiamo anche i massimi, tendenzialmente abbiamo probabilmente i massimi dei mercati azionari, quindi staremo un po' a vedere appunto se l'oro avrà questa forza di rialzare la testa al di sopra dei 1300. Bene. Vi do appuntamento alla prossima videoanalisi. Invito tutti quanti, se possibile, a condividere questa videoanalisi e se potete anche mettere un like o un mi piace, alla stessa. Grazie a tutti, Carlo Vallotto, metallipreziosi.it.